Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati qui con questa 92esima puntata della serie Italia. Siamo sempre qui in compagnia di Muldir. Ciao. E stiamo ultimando tutti i campi di Barbabietole. Abbiamo tenuto proprio l'ultima fascia come sempre, giusto per far vedere il finale. Abbiamo lavorato un bel po' dietro le quinte e adesso qui ormai si è fatto anche buio e si vede sempre meno. Vediamo se abbiamo, sì, un po' più di illuminazione c'è. Abbiamo fatto veramente un quantitativo astronomico, ragazzi. Abbiamo portato tanti di quei rimorchi, ma tanti di quei rimorchi da Oreste, li abbiamo riempito il capannone. Dopo guardate, andremo a vedere, ma è un disastro. Li abbiamo messi perfino sopra il Quertos, dentro il Gorne, dappertutto, le Barbabietole fin a non finire. Terminato qui, è tempo dopo far crescere un po' il nostro mais per l'insilato, dare via un po' di urea per aumentarne la produzione, la qualità, la robustezza stessa delle piante. E poi è tempo di accendere la trincia e iniziare i giochi. Dobbiamo preparare i rimorchi, ingrassare le ralle, ce n'è a fare. Dai, vuol dire che è pieno! Aspetta che... ho sonno! Sì, sonno, sì. È tardi. Va bene. Ma potevo manco spostare di te, no? Ero qua vicino, no? Te, no? Che devi rompermi le scatole a me per farmi girare. E questo tubo? Che abbiamo finito. Ehi, abbiamo finito. E ora cosa mi chiami? Perché vai a scaricare, che dopo Oreste va a letto, perché ha fatto due giorni senza dormire per raccogliere tutte le Barbabietole. Ma secondo me è già a letto. Aspetta, dov'è che... ok, là. Piano piano, che sennò fai danni. Guarda, ha sciorato il muretto qua. Guarda che macchinario. Aspetta, questo qua. Vabbè, intanto ce lo togliamo un attimo, poi lo riportiamo. Meglio che entriamo dal laterale, che abbiamo un po' più di spazio. Bene, facciamo passare la notte e poi iniziamo ad andare a controllare il mais e le varie fertilizzazioni. Oh, qui è arrivato il giorno finalmente. E più che il concime, che già era stato dato a sufficienza, iniziano a comparire delle erbacce, quindi dobbiamo fare un trattamento post emergenza per metterle a bada, tenerle a bada. Allora, qua come sempre c'è nessuno. Guarda, uno suona, mezz'ora. A te pareva. Non ho mai idea che nessuno va. A questo punto qua, per non sbagliare un macchinario così prezioso, mi conviene metterlo dentro qua il capannoncino che hanno. Dopo, anche se è un po' sporchetto, ma arriva bene lo stesso. Là. A posto. Ci riprendiamo Cipria. E che mi serviva anche una tanica di diserbante. No, non sarebbe stata malvagia.
possibile che non ci sia nessuno, che è tutto aperto. Facciamo un giro qua. Boh. Oh, proprio nessuno, nessuno. Oh. Ma che sei andati tu di fare il carnevale qua? Oh, c'è qualcuno. Oh. Ma cosa ci fa lei qua in mezzo? Non può star qui, deve stare in parte quando sto girando quel muletto, vede l'appeggiante. Ehi, Nino. Oh, ciao Marco. Dimmi. Ma dove sono nati tutti? Ah, non so, che ore sono? 8. Ah, sì, notte. Caffettino, sprizzettino. Addirittura. Io sono sempre qua, 7:30, sono qua già qualche Ascolta. Giro, io invece sono ancora a spasso. Vuoi dire, io ti ho riportato un macchinario? Sì, aspetta che vedo. Dove l'hai messo? Qua dentro. Ma no, qua è da esposizione sta roba qua, non puoi mettermi a... È tutto sporco anche, ma dai una pulita. Ma ho pensato che magari lo dovete dare a un altro, è sporco per sporco. Ma no, dopo non lo prende perché è tutto sporco, poi portalo in fondo a prendere, sei la pulitrice. Dopo mi dico che non so parole a me perché non lavo mai i mezzi. Ma va bene. Guarda te. Aspetta che ti apro il portone così esci fuori. Dai, apri il portone. Adesso mi raccomando, con calma, non... Ma non puoi aprire questo! Ah, sì, ma c'hai i cipri in mezzo, dopo sono cavoli, te se lo prendi sotto. Ah, signore! Anche te, metti roba a casa e tu non sta mai passare per di qua. Ma sgoma! Vedo sì che sgoma, sicuramente c'è una colonna qua in mezzo. Ah, dici che quella che si sta togliendo è la colonna del portone? Sì, ma poi tolgono a me qualcos'altro. Allora, aspetta che prendiamo un po' più larga. Hai tirato la patente? Ma io non è che in mezzo al campo non ho questi problemi. Sì, vabbè. Non è mio. No, fermo! Fermo col diserbo qua, fermo! Me l'ha portato a casa, non sta rovinando la tanica, è nuova. Mi serve, caricane una. Ma se l'ho appena ordinato. E carica! Un altro cliente. E non mi interessa, mi serve. Ah beh, ora devo aspettare ancora un po'. Quanto te ne servono, una o due taniche? Una tanica intanto. Allora aspetta che almeno una la do all'altro cliente. Ma dov'è l'impulitrice? Un attimo di pazienza, stai buono che sono da solo anche. No! Aspetta un secondo. Il macchinario fa fatica ad andare avanti, non devi controllare la trazione. Fatica ad andare avanti. Ma no, il muletto che è nuovo, questo qua è appena arrivato, noleggio. Ma lasciate le cose in mezzo, ma io non vedi che... Non vedi che non vedo. Fatti guidare, no? Sì, non ci sei. Non ci sono. Sono lì da fare, devo fare 20.000 cose. Dov'è che devo metterlo? Lascia qua intanto, metti qua. Piazzale. Qui. C'era quale tuo pulitrice, che fine ha fatto? No, basta, fermo, il furgone. Guarda. Ma hai neanche toccato, guarda, niente, non mi hai neanche toccato. Sì, no. Hai fatto un graffietto sul vetro con i pettini qua. Ma sì, vai. Puh! Oh. Come nuovo. Si vedono su parole a me. Allora, hai caricato il diserbante? E mi lasci un attimo di tempo, sono ancora. Dai, che guarda, 20.000 cose. Guarda che il mais cresce, visto d'occhio. Digli di aspettare, no? Sì, stai buono un secondo. Aspetta un attimo. Sì, basta, ho capito. Mi pagano abbastanza per queste cose qua. Tonde. Sono rotte. Va bene, ora
Carica. No, no, aspetta. Ma mettilo bene! Non mi pagano abbastanza per questo! Ma cosa non ti pagano abbastanza per questo? Ma stai scherzando? Mi pagano per niente, poco! Però che faccio? Anche stracamente il bancale è giusto! Ma perché lo rovesci, è diserbante e va trattato con una certa cura? Sì, anche la colonna e il macchinario? Vabbè, la colonna era in mezzo! No! Okay. Questo qua devi metterlo in mezzo, ma devi metterlo in mezzo bene. Ma anche te, se abbassavi le sponde qua. Ma sono rotte. Aggiustale, no. Guarda te, sto bancale. Ma dai Nino, guarda che ho da fare. Che avrei da fare? Stai venuto qua a far casini, stai guarda. Stai giocando col muletto. Cosa giocando? A quest'ora hai caricato un bilico? No, oh, dai. Aspetta un attimo, occhio. Olla. Così va bene. Adesso vai via prima che fai altri casini. Ciao. Ciao, ciao. Bene, abbiamo tutto quello che ci serve per iniziare a diserbare. Anzi, andiamo a verificare anche il campo di Oreste come è messo. Che non sia da diserbare anche quello. Ma chi c'è qua? Allora, beh, il campo è anche bello. Adesso andiamo a trovare Oreste. Un attimo in velocità. Bello, bello, neanche un'erbaccia. Fantastico, fantastico. Con quelle dosi di diserbante che abbiamo dato per le canne da zucchero per un paio d'anni qua non nascerà più neanche una gamba di sorghetta. Andiamo a dire a Oreste che è tutto a posto e dopo andiamo via. Oreste, ma cosa dovrei fare? Oh! Cosa c'è qua dentro? C'è qua la cavalleria svizzera. Ehi! Chi c'è qua adesso? Oreste! Ma... Oh! Ma... Qua? Ma chi sei tu? Come che so? Lei, ma... Ma chi sei questo qua? Non è il mio Oreste? Ma il mio Oreste è qua? Ma so, Oreste, il candelaio. Va, va, va. Ma lui è diverso Oreste. Eh sì, gliele è diverso le mie, lui va a comprare. Comprare un altro, ho avuto che ma... Milena che ha fatto i corni, questa è un'altra persona. Ma cosa vuoi? Fammi vedere. Fammi vedere il suo specchio. Beh, lei specchio sul trattore, sulla macchina. Ma cosa mi è successo a pelata? E ti si trovesare una demigiana in rosso indosso? Maledetta! Anche il guito di andare a tome a tinta, anche la fase a tinta, no? Anche il guito smetta bene a tecita qui a che cosa la salata. Mamma. E mi sono andata così. Mamma, mamma. Marri, ma... Ma che spusa sai, snasa? Se... Ma... mamma, mamma. Sarina camise, un mix di cose... strane. Sai da fumo, snasa? Sì, anche. Marri, anche qui te lo sta a fumare in casa. Se fumo, ciccon. Lascia da catrame. Mamma, ma, ascoltami. No, bisogna che vada dal barbiere. Ma dal barbiere? Se vuoi con l'idro pulitrice. Te me cavi anche la collega, ti. 120 gradi, 200 bar di pressione con l'acido. E torni come prima. Ma torno come prima nel senso che dopo vado anche a pareare. Appurato. Mamma.
Ascoltami, te sei una figura porca. Come figura porca? Guarda il tempo. Guarda te. Ai, chi chiama piova? Chi chiama piova? Eh beh, ma guarda, non serve neanche ti serbare. Perché? Perché te è un campo così un spettacolo, no? Che sei un filetto d'erba neanche, guarda. De filetti che ne conosco quando viene voi, ma d'erba. Neanche un figlio d'erba che sei. Con tutto il diserbante che abbiamo buttato per le canne e zucchero, qua per 10 anni non nasce neanche una gamba sorgana. Ah, beh. Ascolta, dove sei? Artemio. Mi sono informato, fa anche il discorso. Che discorso? Che discorso? Qui di rimorchi. Ah, Ti ricordi tu altro? Oh, sì, Bauco. Ehi, aio! Tanta roba qua in mente. Cosa che ti fa in mente? Cioè, adesso quando andare a diservare i miei. Ah, comunque, ho parlato con Artemio qua, me l'ha procurato tutto. Sì. Sì. E se anche i tosetti, che mi danno la mano. Sì. Ciao. Sì, c'è qua. Sì. E tu sei? Ti ho portato su l'acquisto tuo nuovo, resta. Io ho caricato in cima. Ma che bello che l'è. Ma cosa hai? Ti passano in cima? Sì, beh, sto qua, c'è la fucilità, c'è la bicicletta. Vito, Walter, smonta un attimo. Oh. Buongiorno, buongiorno. 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 Buongiorno, buonasera. Come si chiami questi? Piacere, Oreste? Vito, piacere. Walter. Walter? Walter, sì. Quello dei plachetti? No, mi abito a Scardovari. Ah, capito. Non ci capisco. E lei intelletto? Ah. Walter intelletto, esattamente. Walter intelletto. E Quinto? Che quinto? Quinto, ma quarto. Quarto. È morto quarto. E che fine avevo fatto? Poretto, le sei gatti ci ha passato. Capito, Marco. E quinto, e sesto? È ancora a Nasare. Oh là là. Ma il quarto, aspetta, perché qua e se c'è qua sotto. Ma sì. Per caso ieri ho sposato una bea con una grossa, come all'epoca mi dio una moglie che era grossa, vedo capito. Abbastanza. Ah Maria. Ti incontro quinto che pesava come volando in testa calda. Più o meno. Ecco c'è i giri, sento vela. Sì, dai, posso immaginare. Comunque, vabbè, dai ragazzi, adesso bisogna prepararsi un attimo e dopo, tra qualche giorno, finire piove. Adesso, quel piove dopo cresce, il mais. E cresce ciò, dovresti piovere, vuoi anche acqua? Ma quanta acqua che va per gamba? Per gamba che va un bicchiere di acqua al giorno. Al giorno? Al giorno. Ah. Per 15 giorni. E mi tutto quel campo è cosa che bisogna? Che vai in comune a farmi dare acquedotto? No, già che piova. Ma se piove dopo andiamo su e fuori al guerra. Ah no, tranquillo, dopo su, sì, siamo in luglio. Luglio col bene che ti voglio. E piove. E piove, in luglio piove. Ascolta. Sento contento che porto a casa la macchina nuova. Sì, È 9.26 per la macchina. Mi sembra offendete comunque. Vabbè, magari anche altro. Ascolta, ti decidi di smettere che il Varsoro, E lei di Giovanni? Perché le nosei le usai tolte in prestito. Lì? Te ne ce vai a sfare. Ciò. Pare che ti metti sovrappresso. Che cosa? Che sfare? Ci vado di sopra. Un'altra roba, Oreste, finché sono qua, che mi ricordo. Perché non ti ho più visto la amico finito scaricare proprio bietole. Guarda, a te go mai Dio. Ma il problema è che non mi ha toccato l'ultimo rimorchio. Mi ha toccato tenere a sponda salata. E andare a battere tutto contro in drio sul portone perché no. Niente più buoni fargli stare, mico impiena tutto e se ci paga qualche vero del capanon. Ma che c'è le patate dentro? Ma patate, mio amico scaricava il papietto
Ma il barbabietto spero che ti hai buttato dentro al coso? Al granaro? No, ma non è che a fare le stesse asciugature delle patate. Eh no. Perché sentite che fate il procedimento giusto. Sì. Te tira su con la macchinario. Sì. Te che scarica del campo, te che sarà una settimana. E che mo tira su così, vero? No. Ah, Maria Santissima, a scoppia la cupola del silos qua. Ma Oreste, non sei dentro il silos? Sto per il quarto ora. Esatto. E sarà il cinesca che ti inverto o sarà? Ah sì, sarà da perché... mi ha toccato, ripeto, puntare il rimorchio, sararla e dopo muovere il rimorchio e ha fatto... si è gonfiato, sarà il cinesca e siamo scampati. Maria Santissima. Che c'è 1 milione di tonnellate di roba dentro. Mamma, qua siamo il paese, si è sciopatutto. Al posto di piovere acqua, piove vieto e qua. Vedi, te vai a sistemare però. È meglio sì che va là, va. Perché? A te mi assassini? Comunque abbiamo fatto un buon raccolto. Vabbè, ma io non ho quanti campieri? Io ho 3 campi. E mi fu 1 milione di roba? Sì. Ma... dimmi qua su una riccia. Quanto conci metto? Un par di bisacche pa metro quadro. Maria santissima! Ma ti sei matto? Ma te sai che si viene solo a fare i controlli del terreno, guai. Ma guarda che si pone che è proprio dietro là, si speciali. Che tu tenu a rasa? Sì. Oh, così mi fia. Sì, tenu a rasa, la prossima volta fumo tutto il tuo campo. No. E viene fuori 5 capannoni. Ascolta, a te io a fare bietto che altra volta. Se cresuo tutta l'altra roba fuori che bietto. Va bene, le ha già stato un errore. Che non devo impiantare, non so, saiata. Va bene, dai, saluto tutti. Walter, Quinto, ci vediamo settimana prossima, perché qua lo pigiamo più per una settimana. Va bene, ci vedremo ora. Intanto c'è per manco i rimorchi, retromarce, eccetera, eccetera. Imparai bene a strada e biogas. Ma i rimorchi sei tu o di chi? E i rimorchi di Oreste? Ah, ora sto attento. Ma sono andato io, con tutto un po' che i rimorchi. Ma siccome guardi si novei, e con tutto solo rallati. Meglio sì. Così manco imparè. Comunque Oreste. Dimmi. E ora adesso i tuoi rimorchi sono pronti. Cos'è la trinciata? Ti mandi su i tuoi tosati quando vi ingancio. Va bene, mi ti mando su. Ma intanto sì. Sei a conti, che cosa me ne fa su me? No, ti assetti adesso. E così metto a fare squadra, piazza. E siccome la prole da crescere. Sei il vecchio che tira sui giovani, ho capito. Esatto. Sei il vecchio che tira sui giovani. Ma, mi sento cosa che mi tira su. Cosa ti che ti tira su? È attosata. Ma adesso ti smetti che adesso dobbiamo che insegni qua puito, squadra, piazza e far tutto quello che si deve fare. Mi insegno un'area donne. No, non stavo a portarli su brutta strada. Ma perché? Dopo gli hai in mente solo che quella e qui va via qui i rimorchi, io qui fa solo che danni. Al posto dell'albero magico gli metterai mutandine dopo, no? Ah, signore, dai, vai, avanti. Saluti! Magari i pomodori, notte Marco! Pomodori! Perché resti cos'ha a il Nino? Ah beh! Ascolta, mi scarichi sto cane, sto... Oh, ciao, facciavi! A me? Sì! No, faccio malanimi! Allora, io tiro su me! Walter, tira su la bici! Mario, ancora quale? Occhio! La corna, oggi ti risulta il giovanotto! Maledetto, chi te la patente? To, è il cipanche è tuo! Bene, andiamo avanti con le diserbature dei nostri terreni, qui siamo più che a posto. Bene, botte caricata. E adesso andiamo qui a diserbare. Dirci ha preparato trattoretto,
sollevano anche ruote fine, ma vabbè, tanto queste abbiamo. Vabbè ragazzi, qui però ci è fatto un po' tardi, adesso ci serviamo e ci vediamo nella prossima puntata con, penso e spero, e sarà anche sicuramente l'inizio, diciamo, delle trinciature del mais. Detto questo, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao!